Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi secondo video tutorial in collaborazione con l'azienda Cobiz. Oggi andremo a realizzare un portamonete con le click clack. Questo è un set composto da 6 click clack, 3 quadrati e 3 tonde. Quello che andrò a realizzare sarà un portamonete con la click clack rettangolare, quindi sono sempre della stessa colorazione anche quelle là tonde, che vado a mostrarvi. Guardate. E questo quindi è il codice del set. Ora andiamo a vederlo il costo sulla pagina. Questo è il prodotto del set, quindi sono tre pezzi e tre pezzi, sono in bronzo antico e il costo è di 5,89 euro. Quindi queste sono le misure dei manici contenenti nel set. Vi mostro le promozioni in atto in questo momento sul sito. Potete andare sulla pagina e poi in alto troverete tutte le promozioni sul materiale che è in questo momento. Inoltre, usando il codice sconto, avrete diritto anche al 3% di sconto poi sul totale. Quindi non vi resta che andare a dare un'occhiata. Guardate anche sulle catene. Charm, eccetera, eccetera. Il codice sconto che la Cobiz ci ha riservato è questo. Quindi, una volta fatto il carrello, andiamo a digitare questo codice e si ha il diritto al 3% di sconto sul totale del carrello. Ora voglio mostrarvi quello che ho realizzato nel primo video tutorial, che è questo portaborse bellissimo. Questo è il codice del set del prodotto. In ogni confezione ci sono due pezzi e ho realizzato anche il secondo nella stessa tecnica con una colorazione diversa. Vi avevo detto che forse lo facevo con la tecnica embroidery, ma piaceva troppo questo effetto e quindi l'ho realizzato uguale in un'altra colorazione. Andiamo con il tutorial di oggi. Per il tutorial di oggi, quindi, utilizzerò questa click clack. Ci servirà un uncinetto da 3 e un uncinetto da 3,5 per la chiusura della lavorazione. Come filato utilizzo questo qui. Un cordino in questa colorazione di verde. Partiamo con fare il primo nodino e facciamo 10 catenelle. Per questo lavoro utilizzeremo l'uncinetto numero 3, quindi faremo 10 catenelle. Fatte le 10 catenelle, facciamo l'undicesima catenella e una maglia bassa nella seconda catenella. Quindi faremo il primo giro di lavorazione. Quindi 1, 2, faremo quindi 10 maglie basse, ognuna inserita in una catenella sottostante. Proseguiamo così fino alla fine. Fatte le 10 maglie basse sulle 10 catenelle sottostante, dobbiamo girare il lavoro, quindi facciamo una catenella, giriamo
giriamo il lavoro e facciamo una maglia bassa nella maglia bassa, la prima maglia bassa sottostante, e continuiamo sempre facendo delle maglie basse nella maglia, ognuna in una maglia sottostante. Quindi arrivati in fondo al lavoro da questa parte, faremo la stessa cosa che abbiamo fatto qui: catenella, giriamo il lavoro e facciamo la maglia bassa. Questi passaggi ne faremo 13. Quindi io proseguo la lavorazione e ci vediamo dopo. Fatto i 13 passaggi, ci troveremo in questo modo. Ora vi dico anche la misura della base, quindi è quasi 8 centimetri per 6. Guardate come ci troveremo in questo modo, mentre la click clack aperta, vado all'interno della click clack e 7,5, quasi 8 anche questa, per 8. Ora, come proseguire il lavoro? Proseguiremo in questo modo. Arrivati a questo punto, quindi dovremo fare un giro tutto intorno alla base di maglie basse. Quindi cominciamo facendo 2 catenelle. È come se le facessi, come se facessimo la maglia bassa su quest'ultima maglia bassa sottostante. Il giro comprende di fare anche il passaggio qua sopra, quindi 2 catenelle, entro nello stesso punto e faccio una maglia bassa in questo modo. Poi vado a fianco e faccio sempre un'altra maglia bassa. Come vi ho detto, dovremo fare un giro di maglie basse tutto intorno. Quindi faremo 13 maglie basse da un lato, 13 dall'altro e 10 da questa parte. Unica cosa, arrivati all'angolo, faremo una maglia bassa in questo punto, catenella, e un'altra maglia bassa nello stesso punto, e continuiamo. Arrivati anche a questo punto, faremo una maglia bassa, catenella, e un'altra maglia bassa sempre nello stesso punto, quindi facendo degli angoli, agli angoli mettendo una catenella. Proseguiamo. Maglia bassa, ancora maglia bassa, eccetera. Facciamo il giro quindi come vi ho detto. Come potete vedere, ho lavorato fino qui. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 maglie basse. Faccio una catenella e rientro nello stesso punto dove ho fatto la 13ª maglia bassa. Quindi ora vado a fare quest'altro lato, facendo quindi 10 maglie basse. Il filo che ci è rimasto, quello quando abbiamo cominciato, lo inserisco nella lavorazione in questo modo. Quindi, come vi dicevo, arrivati a questo angolo faremo la stessa cosa: maglia bassa, catenella, maglia bassa nello stesso punto, e proseguiamo. Arrivati al termine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima. Quindi
Questo lato faremo solo 9 maglie basse, perché la decima l'abbiamo fatta con le 2 catenelle. Quindi mi inserisco nella catenella e vado a fare una maglia bassissima. Fatto questa maglia bassissima, cominciamo il nuovo giro facendo un giro di maglia in costa. Quindi dovremmo andare ad inserirci, faccio la prima e ora vi dico che sono sempre delle maglie basse, niente di complicato. L'unica cosa, la maglia bassa la andremo non a prendere tutti e due i fili in questo modo, ma andare a prendere il filo solamente di dietro. Quindi facciamo la maglia bassa, faccio rivedere, andiamo nel filo di dietro e facciamo la maglia bassa ancora una volta, filo di dietro, maglia bassa. Mentre per la maglia bassa e lavorazione normale si va in questo modo, giusto? Noi andremo a prendere solo quello di dietro in questo modo e faremo così per tutto il giro. Nel primo punto che abbiamo fatto andiamo ad inserire un segnapunti per ricordarci che il giro comincia da questo punto qui. È solo un promemoria, perché comunque faremo una lavorazione tutta in tondo da ora in poi, non andremo più a chiudere, quindi è solo per ricordarci da dove abbiamo cominciato. Quindi proseguiamo così per tutto il giro e vi faccio vedere poi. Siamo arrivati al termine di questo giro. Non dobbiamo fare altro che continuare sempre lavorando allo stesso modo. Quindi faremo questo portamoneta con lavorazione di maglia in costa. Quindi dicevo, arrivati qui, proseguiamo sempre con la stessa lavorazione. In questo modo. Faremo 10-11 giri. In questo modo. Andiamo a vedere con la click clack come si presenta. Quindi guardate, va perfettamente all'interno e quindi posso proseguire tranquillamente tutta la lavorazione intorno. Faccio rivedere un'altra volta il punto, quindi vado in questo filo. Come vi dicevo, non dobbiamo prenderli entrambi, ma solamente quello sul retro, e andiamo a fare la maglia bassa. Continuiamo in questo modo e facciamo 10-11 giri, e dipende da quanto vogliamo alto il nostro portamoneta. Questo è il lavoro che otterremo facendo questa lavorazione. Io sto, come vi ho detto, utilizzando un uncinetto da 3 per questo cordino, però il cordino si può lavorare anche con uncinetto numero 4. A me piace che la lavorazione venga bella rigida, soprattutto per i portamonete. Quindi se andrete ad utilizzare un uncinetto più grande, sicuramente non vi troverete poi con le misure di quello che ho fatto io. Ho fatto quindi 10 passaggi, 10 giri, contiamoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora vado a fare l'ultimo giro con maglia bassissima, cambio l'uncinetto, quindi vado a prendere 3,5,
questo io lo faccio solamente per avere dove vado a cucire leggermente più morbido. Quindi questa volta non faccio più la lavorazione a maglia in costa, ma vado a fare normale. Quindi passo nel foro e faccio la maglia bassissima in questo modo. Facciamo tutto il giro così. Se volete un portamonete più alto, fate 11-12 giri. Io preferisco così, con 10 giri, un portamonete molto carino. La misura, vi faccio vedere, dico anche la misura dell'altezza, così poi dei 10 giri e 7 cm. Quindi continuo ancora il giro con la maglia bassissima e ci vediamo dopo. Vado a fare l'ultimo mezzo punto, in questo modo. Faccio una catenella e possiamo tagliare il filo. Esco il filo e tiro bene. Ora con l'uncinetto il filo lo passo un po' nelle maglie all'interno e poi lo vado a tagliare. E questo è il risultato del nostro portamonete. Ho sistemato la click clack sul portamonete. Io ho questi spilli piccolissimi, quindi vado a fermare per un attimino il tutto. Questi spilli hanno in dotazione anche dei tappini, quindi cerco di mantenere fermo in questo modo il portamonete e ora vado a cucirlo. Come sapete, per cucirlo basta passare da un foro all'altro della click clack prendendo sempre la lavorazione del portamonete. Ecco terminato il nostro portamonete. Per la cucitura ho utilizzato questo filo, non avendo un filo di questo verde scuro, ho usato questo filo nylon. Io non so se c'è un modo giusto per poter cucire la click clack al portamonete. Io posiziono il centro della click clack al centro qui laterale del portamonete. E poi sistemo il resto e vado a cucire. Ho cucito punto per punto e questo è il risultato. Molto molto bello, come vedete, molto rigido come piace a me. Quindi non c'è bisogno neanche di andarlo a rivestire l'interno. Ed ecco qui realizzato il nostro portamonete. Voglio mostrarvi naturalmente un'altra volta il codice del set delle click clack. Questo naturalmente lo troverete sempre tutto nell'info box. Ancora una volta voglio ricordarvi il codice sconto per la Gobiz, che questo avrete diritto al 3% di sconto sul totale del carrello. Io vi saluto e ciao e alla prossima. Ciao a tutti.